We have a dream. Questo tipo è veramente strano. Quando abbiamo aperto su Telegram il nuovo Ascoltami, Roberta mi ha immediatamente mandato il video, ma io l'avevo già visto perché è stato il primo, e ha detto: cominciamo bene, e difatti vedrete che video vi mostriamo. Lui si chiama Michelangelo, ma la band si chiama Black Hazelnut. Michelangelo. Pronto? Mi senti? Eccoci qua. Ciao Red. Allora, prima di tutto, già dove tu sei è strano. Dove sei, Michelangelo? Allora, mi trovo a Eraclio, a Creta, in Grecia. Che parla un po' più forte, Michelangelo. Devi... paleontologo del Museo di Storia Naturale. Aspetta, Michelangelo, fermati. Ti si sente piano. O avvicini il telefonino o parli un po' più forte. Ho capito. Parlo più forte. Va bene. Allora, sei in Grecia, a Creta, a fare cosa? Faccio prima a farvi vedere questo. Non lo vedo. Ecco. Ah, vai più giù. Che cos'è questo? Questo è Homo erectus. Sono tutte sculture per i bookshop dei musei di paleontologia e archeologia che io costruisco. Sono uno scultore, oltre che un cantante, un compositore. Ecco, ad esempio, questi sono quelli che tu... È nel tuo sito questa roba? Sì, ho costruito con le mie mani queste cose. Ma in che materiale le fai? È carbonato di calcio, sarebbe la ceramica di Bagni di Lucca. Ah, quindi tu sei uno scultore, ok. Però tu sei lì con che cosa? E fai queste cose, è bello anche. Ne vedo già una in primo piano, vedo dei denti già in primo piano nell'inquadratura. Sì, non ho capito. Ho detto vedo dei denti in primo piano nell'inquadratura. Sì, proprio costruisco, vedi, questo è Lucy, Australopithecus afarensis. Cioè, ma scusa, ma tu da dove parti? Da degli scheletri che tu vedi? Vado nei musei, dove ci sono proprio i ritrovamenti, e lì... misure, fotografie, stando lì con gli archeologi, con i paleontologi, nel caso di dinosauri, loro mi danno la consulenza scientifica, io riesco a costruire nel giro di mesi, di anni, questi articoli che poi diventano gadget scientifici. Oltre a questi ho costruito anche 800 sculture che rappresentano il percorso della vita dal Big Bang alla Stazione Spaziale di Dante. E dalla terza elementare alla prima media aggiorno le scuole italiane e europee da 10 anni. Cioè, cosa, fermati. Ma questi 300 oggetti che partono fino ad andare alla Luna dall'uomo, dove sono? Adesso sono qui in Grecia, che devo andare a Calivia, Cratea, Lavrio, ho diverse tappe e sono questi 4 anni sono rimasto qua perché qua era una situazione molto più tranquilla e sono diventato il direttore artistico del museo del Parco Tecnologico della Cultura di Atene. Cavolo, ma che c'entra la musica allora con te? La musica è molto prima, la musica è molto prima. Noi ci chiamavamo Come, già dall'età di 17-18 anni formammo questa band hard rock e di lì siamo partiti, emergenza rock, musica nelle scuole, Sanremo Giovani, la Vega Star di Pistoia, Carlo Conti che ci presentava,
ho tutto un percorso fino a oggi che siamo diventati Black Hazelnuts, ma abbiamo completamente cambiato binario perché ci siamo accorti di quello che stava succedendo e quindi la musica è un mezzo, la musica serve per dare agli altri la possibilità di comprendere cose che poi in realtà no, non vengono né dette sia nelle televisioni che nei giornali. Quindi la musica è un mezzo fantastico dove possiamo arrivare sia ai più giovani che ai più grandi. Tra l'altro io mi sono sempre chiesto in questo periodo storico incredibile, mentre in passato, in periodi storici molto più soft, la musica era bella incisiva, in questo periodo mi sono, la domanda che mi facevo, che ho sempre fatto anche pubblicamente, è: ma gli artisti dove sono? Anche in questo caso vedremo fra un po' il video dei Black Hazelnut. Ma scusa, i Black Hazelnut è un gruppo? I Black Hazelnuts è un gruppo ed è incredibile, Red, perché è nato in questi 4 anni. Cioè io ero a Labrio con compagna e figlio e ho scritto queste canzoni proprio perché questo periodo mi ha ispirato. Scrivendo queste canzoni ho chiamato 4 amici, tutti e quattro professionisti, Leonardo Porpedu, Alessandro Infantino, Massimo Scarpelli e Michele Matucci. E ho fatto sentire i brani, sono piaciuti e di lì è partita questa collaborazione. Però Alessandro Infantino è italiano, ma al momento in Romania perché ha un lavoro su e quindi è su in Romania. E più ha lo studio, Alex Sound Studios. Michele Matucci si trova a Pistoia, mentre invece Leonardo Porcheddu è Roma. Leonardo Porcheddu è un chitarrista molto eclettico, ha suonato con tantissimi chitarristi, anche dal chitarrista degli Europe a tantissimi altri. E Michele, come ho detto, Michele Matucci a Pistoia, Massimo Scarpelli è di Bologna. Quindi abbiamo formato i Black Hazelnuts, questa band che è un po', non voglio dire rivoluzionaria, però. Si pone Scusa, delle sì, domande. fermati, perché la prima domanda che ti faccio è questa, al di là delle domande poi di cui parleremo. Ma scusa, tu sei in Grecia, uno in Romania, uno a Bologna, uno a Pistoia, quell'altro a Roma, ma quando cazzo vi incontrate? No, noi ci incontriamo, credi, a ottobre ci incontriamo, noi ci incontriamo sempre. Noi basta, ora stiamo organizzando anche un tour. Abbiamo diversi progetti molto, molto belli. Allora, Maria Fusca la conosci? E Maria Fusca? vai, ecco Michelangelo, fantastico, bravissimo. Forse tu hai delle fans e non sai neanche di averlo. Non so. Nunzio Leo lo conosci? Saluti mio cugino Michelangelo. Ah, Cioè. sì, ecco, ah, perché ti sento a pezzi. Sì, ho capito. Sì, è un cugino, sì. Ma perché gli occhiali da sole? Perché ho preso una frescata incredibile a quest'occhio con l'aria condizionata, facendo appunto questa scultura lì al museo. Mi sono reso conto dopo un'ora che sentivo freddo, però ho detto, ma ho iniziato a lacrimare quest'occhio. Maremma, ora mi fa veramente Qui male. c'è una domanda di Marco Fara che è una domanda che io non so cosa significa. Red, potresti chiedergli se dal Cro-Magnon al Sapiens Sapiens ha notato un buco narrativo? Sì, ci sono. Ce ne sono, il buco narrativo c'è ovunque, sia da Lucy, da Australopithecus Afarensis, all'Africanus, all'Habilis, all'Erectus, al Neanderthal, al Cro-Magnon, al Sapiens, al Boisei. Cioè questo purtroppo c'è, perché l'evoluzione andrebbe messa anche in discussione, un attimino. In che Però il senso? discorso è molto lungo. In che senso? Ma scusa, visto che tu ti occupi di queste cose, c'è anche chi dice che l'essere umano sia nato grazie a un intervento alieno che ha modificato il DNA. Sì,
Si parla di Anunnaki, si parla di pre-Sumeri, si parla di provenienti da Nibiru, c'è tutta una storia, l'epopea di Gilgamesh, le 6.000 tavole sumeriche arcaiche, dove lì ci sono purtroppo, dove è stata anche ricopiata la Bibbia, perché Adapa, Adamo, Giudizio Universale, si rinarra un po' tutti questi percorsi che si ritrovano, Elohim, Nephilim, bisognerebbe studiare molto questo capitolo perché è molto profondo e non è assolutamente da sottovalutare. Vabbè, io starei con te a parlare ore perché poi mi porti in mondi Elohim, Anunnaki, eccetera, che mi interessano. Saluto il mio caro compagno di scuola Miki, questo è Antonio Vittoria. Grande, ecco, Antonio Vittoria è stato il nostro gancio, cioè lui ha mandato il a voi e poi mi ha detto anche scusami io però gliel'ho mandato perché ritenevo giusto così se poi invece è un grande amico mio da quando Fermati, siamo hai il microfono che evidentemente lo stai sbattendo a destra e a sinistra, te l'ho detto, stai attento al microfono. Sento scrosci sul giusto microfono. Dov'è il microfono? Dove ce l'hai il adesso microfono? Adesso non più, adesso non più. perfetto. Ok. Ah, quindi è stato lui a mandare il video vostro. È stato lui a mandare su Telegram il video proprio, il video di Tutto Normale, lo dice Mario, ritenuto da così. Allora, tutto normale, lo dice Mario, Mario e Mario Draghi. Voi adesso assisterete a un video molto particolare. C'è un ritornello che è molto, diciamo, ricercato, nel senso che è un pezzo di poesia incredibile perché ci avete messo tutti nella merda, siamo tutti nella merda e quindi è così, no? Però, visto che sono anche i testi, c'è una cosa molto bella alla fine, che la devo leggere perché è complessa. Pace è uguale ad amore, onestà, limpidezza, verità, sicurezza, crescita, uguaglianza, purezza, libertà di espressione, che trovo molto bello. Perché hai sentito il desiderio di fare questa canzone di protesta molto violenta? Perché ho trovato ingiusto sentire le televisioni pronunciarsi in un modo, però poi in realtà era la realtà, tra virgolette, realtà, erano anche altre. Ecco, quindi quando poi si mettono le cose insieme non collimano. E quindi chi è che ha sbagliato? E poi ti rendi conto che questo signore Mario Draghi ha detto delle cose e viene fuori che in realtà non lo sono, ma anche cose palesemente evidenti. Cioè, ritrovarsi in un tribunale e sentire che la Pfizer porta davanti alla televisione l'email che dice che Mario gli dice puoi cambiare da sieri a vaccini, viene risposto: ma sei te che l'hai chiamato i vaccini, noi ti si sono sempre chiamati sieri. Ecco, allora di lì iniziano delle interrogative, dire, ma quest'uomo, cavolo, quest'uomo parlava agli italiani, perché è successo questo? Per quale motivazione? Noi chiediamo perché? Perché una persona che si sono fidati tutti poi risulta una persona completamente opposta? Ecco, chiedo solo, sono domande, domande, sono lecite. Questo pezzo vuole raccontare! Quello che dicono i media, quello che dice il telegiornale. Questo pezzo vuole raccontare. Quello che dicono i media, quello che dice il telegiornale. È tutto normale, lo dice Mario. Ritenuto da Cossiga un file affarista, socio di Goldman Sachs. È tutto un interesse. È tutto, tutti siete ciechi. Ci avete messo tutti nella merda, vi siete messi.
Che spettacolo. Sono veramente, veramente contento che ti sia piaciuto questo pezzo, davvero, Parla un po' più perché forte, l'ho Michelangelo. sentito. Beh, questo è puro punk, questa è pura canzone di protesta, questo qui. Però ho visto che è tratto da un album, perché voi avete un album? Sì, si intitola Non vado a caso, ma E siamo dov'è? nati. Adesso l'abbiamo pubblicato su YouTube e più abbiamo il CD proprio il materiale e ora usciranno altri tre inediti. Uno che è incredibile, inizia dicendo oligarca del nuovo ordine mondiale, ti nascondi dietro una finta democrazia, fingi che gli stati europei siano sovrani, manipoli ogni cosa e via e via. E lì si chiama Nuovo Ordine. Bene, bene. Senti, secondo me ci vedremo ancora. Mandami quando c'hai i nuovi video, ok? Qui bello l'assolo di chitarra, Grazie. spettacolare. Vorrei vederli dal Grazie. vivo. Bellissimo Sono assolo di animali. chitarra, eh? Sono degli animali. Come dicono in Grecia, è una frase mia, è detto in greco, ma è una frase che dico io ai ragazzi. Osso pio colla xeris, tosso pio colla ise. Più cose sai, più cose sei, più cose avrai e più cose darai. E questo programma che io sto facendo e lo sto svolgendo in tutta l'Europa da 10 anni è proprio per dare alle nuove generazioni la possibilità di comprendere che è fondamentale sapere. Camminerai su dei percorsi e potrai scansare tutte le buche proprio perché conosci. Se non conosci, caschi dentro e perdi il tempo. Il tempo è fondamentale, è la cosa più preziosa che abbiamo. E dobbiamo rispettarla e non perderla assolutamente. La musica è un mezzo fantastico e io lo utilizzo come l'arte. Sono per me mezzi meravigliosi. Ringrazio tanto quei ragazzi, Black Hazelnuts, Alessandro, Leonardo, Massimo, Michele, perché insieme abbiamo potuto proprio esprimere. Siamo tutti sulla solita frequenza e tutti con le solite idee. E questo per me è fondamentale. Mi ha dato carta bianca e esprimermi senza avere condizionamenti, fondamentale. Grazie, grazie fra l'altro in nome nomen, Michelangelo, visto che fai sculture, Michelangelo, quindi ok, grazie. Michelangelo Ricci, loro sono i Black Hazelnuts, io non vi ho trovato Grazie. su Instagram. Ah, No, non ci siamo, non ci siamo. ecco, va bene, ma mi raccomando non state sui social, va bene, ma se avete meno su YouTube, avete il canale Black Hazelnuts? Sì. Ah, ok, Saluto va tutti gli bene, amici. Tutti gli va amici di bene. Pistoia. Saluto tutti gli amici. Mi mancano tantissimi. Vabbè, ma tu sei, da quanto tempo sei in Grecia? 4 anni. E quando torni? A ottobre torno solo per 20 giorni perché devo andare in produzione per aggiungere stampi in più, perché gli stampi che ho non bastano. Allora devo aggiungere altri stampi, Ok. della tigre denti a sciabola e altri ancora. Va bene. Ciao bambino. Un abbraccio. Black Hazelnuts, ragazzi, viva i Black Hazelnuts, sì, hai ragione. We have a dream.